Allora, ne abbiamo parlato stamattina con SVG, alla fine quando hanno presentato quella slide dove diceva: ma chi considerate più responsabili del cambiamento climatico? E la maggioranza ha detto le multinazionali. E poi quando hanno detto: ma chi è che può davvero risolvere questo problema? Le grandi imprese che possono finalmente giocare la loro parte. Di questo parliamo in un panel, invitando sul palco Katia Riva, Annalisa Muccioli. Katia Riva, Annalisa Muccioli. Ci metto io in mezzo, no? In mezzo mi sento un po'. Ci sto, dai. Allora, Annalisa è a capo di Eni Progetti, giusto? E tu Esattamente. invece ti occupi di sostenibilità per Atlantia. Che effetto vi fa quando vedete quelle risposte in cui la gente dice: però in fondo è colpa loro? Che però in fondo il cambiamento climatico è colpa loro, no? La risposta di oggi del sondaggio SVG. Io quello che mi sento di dire è che più che colpa del cambiamento climatico mi sento oggi responsabile di poter dare delle risposte al cambiamento climatico. In realtà come Eni, come attore del mondo energetico, sento una doppia responsabilità, la responsabilità di dare energia al mondo e quindi di favorire lo sviluppo e la crescita, perché non dimentichiamoci che comunque l'energia è alla base di qualsiasi forma di sviluppo. E di poterlo fare, di avere gli strumenti per farlo nella maniera più sostenibile possibile. Per cui mi piace vederlo, Sì, vedere il c'è anche rovescio l'altra della parte, medaglia, no? E esatto. tu, Katia? Ma l'esperienza è piuttosto simile. Atlantia è un'azienda che, diciamo, investe in aziende di infrastrutture di trasporto, fondamentalmente. Siamo una multinazionale, sì, anche noi. Il trasporto, diciamo, segue a ruota l'energia in termini di quante emissioni, no? Quindi quanta CO2 viene messa nell'aria. Quindi, senza dubbio, secondo me non è un tema di responsabilità. È un tema di capacità di contribuire alla soluzione sempre di più da un punto di vista delle imprese. Senti, la cosa che mi ha colpito della vostra vicenda è che qualche anno fa eravate sui giornali per una vicenda triste e complicata, quella del Ponte Morandi, e poi avete fatto una rimonta su questi temi, per cui che se oggi andate all'aeroporto di Fiumicino si scopre che è uno dei più sostenibili al mondo, il nostro caro vecchio aeroporto di Fiumicino. Che cosa è successo a Fiumicino esattamente? Diciamo, a Fiumicino è successa concretamente quello che stiamo dicendo, come le aziende si impegnano nel concreto per contribuire a questa transizione. Peraltro, quello che diceva Paola adesso è molto interessante e voglio dire a Paola che questi grafici sono ormai sui tavoli dei consigli di amministrazione delle imprese come la mia. Ed è Quindi sì, importante, cioè serve. assolutamente. Quindi diciamo, anche le grandi imprese cominciano a essere non solo familiari, ma a fare un uso di questi dati. Quindi cosa è successo a Fiumicino? Molto Cioè, come si fa a semplicemente. diventare uno dei migliori aeroporti del mondo in termini Allora, di sostenibilità? in Che tema di cosa, sostenibilità concretamente, che c'è di diverso? ambientale, fondamentalmente significa impegnarsi a fare quegli investimenti che permettono all'aeroporto, che è un hub di trasporto, no? È un terminale di trasporto da cui partono gli aerei, che devono sempre di più essere alimentati con sustainable aviation fuel, finché non avremo la tecnologia che ci darà alto idrogeno o motori elettrici ancora molto lontani e che devono portare i passeggeri lì in maniera sostenibile, quindi con collegamenti intermodali, con i treni ad esempio, piuttosto che con la possibilità di arrivarci con auto elettriche. Questa infrastruttura è sostenibile perché? Perché si è impegnata a ridurre, azzerare, in particolare ci mancano 9 anni in questa roadmap, totalmente le sue emissioni, non comprando certificati, Cioè o dal rimborsando 2030? entro il Entro il 2030, sì. 2030 Sì. azzerate le emissioni a Fiumicino? Fiumicino e in tutte le altre piattaforme aeroportuali che fanno parte di Che Atlantia, sono quindi, tante, che no? Quante sono? sono cinque aeroporti, cinque società aeroportuali, e diciamo, per darvi un'idea, no? Ci sono 18.000 aeroporti al mondo circa, 18.000? 18.000 al mondo, ce ne sono solo 9 che hanno già ottenuto una certificazione da un ente terzo, che è il più accreditato, che si chiama Airport Carbon Accreditation Program, che ha validato i loro piani di 18.000, azioni. 9. 9, che questa certificazione, che fondamentalmente E cosa quali sono questi dice? 9? Sono oltre ai nostri 5, sono Ah, tutti i Rotterdam, vostri 5 sono nei tutti i 9. nostri 5. Sono Rotterdam, sono l'aeroporto Indira Gandhi e recentemente si è aggiunto il Dallas e recentemente si è aggiunto uno degli aeroporti di SEA, Linate.
alla fine di ottobre. Quindi sono solo 9 gli aeroporti, perché poi sta nella credibilità, tutti vogliamo combattere. Quindi vuol dire già oggi sono tra gli aeroporti migliori del mondo in termini di sostenibilità ambientale, e entro il 2030 non avremo più un'emissione, ma non avremo più un'emissione non perché compensiamo piantando alberi, ma perché? Perché abbiamo trasformato tutti i nostri processi. Quindi come riscaldiamo l'aeroporto, come raffreschiamo l'aeroporto, come diciamo diamo alimentazione elettrica agli aerei che stazionano in aeroporto, eccetera, eccetera. Quindi venivo al tema della tecnologia di prima, diciamo, questo è forse più un tema per le aziende, la tecnologia sarà fondamentale per questa trasformazione, fondamentale. Quindi c'è un tema per esempio anche nel vostro caso di immagine di energie rinnovabili nell'aeroporto? Assolutamente sì. E di smaltimento rifiuti? Smaltimento rifiuti è anche molto importante. Avete rifatto tutto il ciclo come un aeroporto? Tutto il ciclo. Oggi l'aeroporto di Fiumicino ricicla molto più del 95% dei rifiuti. Abbiamo diciamo un drive particolare sulla plastica. Essendo andato a Fiumicino tante volte, che uno non se ne rende conto che è uno dei migliori del mondo. Diciamo, infatti, secondo noi per fare ecosistema abbiamo cominciato a parlare di più anche con i nostri stakeholder, quindi chi l'aeroporto lo frequenta. E oggi quando vai a Fiumicino, da cui... Mi ricordo anche quando durante il Covid venne fuori che era uno dei più sicuri al mondo. Assolutamente. Dal punto di vista della pandemia. Sì, sì, è stato il primo aeroporto al mondo a ottenere questa di nuovo certificazione di protocollo per la sicurezza Covid. È un'eccellenza, è da molti anni l'aeroporto numero uno in il Europa. Il caro vecchio Fiumicino. Per customer satisfaction. Sì, ce lo guardano tutti a dire la verità. E ci passano, diciamo, in epoca pre-Covid ci passavano 49 milioni di passeggeri, quindi insomma una certa quantità di gente. Diciamo che resta il discorso che dovremmo prendere un po' meno aerei, quello che diciamo stamattina, no? Prendere un po' meno va. Ma, cioè, io anche su questo sono molto laica, cioè sul trasporto di breve durata, 500 km, ci sono treno. I treni, cioè, no, ci sono altre. Sul trasporto di medio-lungo raggio, diciamo, ci saranno treni in Europa, ad esempio, più veloci? Sì, forse, ma ci vogliono 18-20 anni e come ci diceva la climatologa, noi dobbiamo agire adesso, non possiamo continuare a rimandare il problema. Torno da te sugli aeroporti perché c'è un'altra domanda, ma te la faccio dopo. E invece dal lato vostro, che succede? Lato nostro... Qual è il vostro Fiumicino, il vostro fiore all'occhiello? Il nostro Fiumicino è fatto di tantissime soluzioni tecnologiche anche in questo caso. Penso che come ne abbiamo avviato un percorso importantissimo di trasformazione ormai da 7-8 anni e ci siamo dati degli obiettivi anche noi di decarbonizzazione, cioè di arrivare a una neutralità carbonica, quindi a zero emissioni nette al 2050. Chiaramente questo richiederà degli step intermedi che noi vogliamo raggiungere ponendoci con dei progetti concreti. Anche perché voi essenzialmente fate oil and gas. Noi lasciamo come azienda oil and gas, sempre più ci siamo convertiti verso un'azienda totale. Esatto, che oggi si definisce, siamo un'azienda energetica. Chiaramente il gas continuerà a svolgere un ruolo chiave, soprattutto in alcuni paesi in via di sviluppo che non possono fare a meno di quella fonte. È il, diciamo, il combustibile per la transizione energetica. È il combustibile per la transizione energetica. A fianco al gas abbiamo sicuramente un importante sviluppo delle fonti rinnovabili, abbiamo i biocarburanti, abbiamo strumenti come quello della cattura e lo stoccaggio della CO2, perché non dimentichiamoci che ci sono alcuni settori industriali, cioè c'è un mercato oggi a valle che è ancora... ha delle emissioni difficili da abbattere, quindi poter andare anche a catturare quelle emissioni e trovare delle soluzioni oggi è qualcosa su cui noi veramente poi ci stiamo impegnando. Abbiamo parlato stamattina del tema delle start-up per il cambiamento climatico, ne parlavamo con il ministro Cingolani. Anche voi, finalmente, vi state occupando seriamente del tema startup? Assolutamente, abbiamo sia la realtà Joule che l'acceleratore Zero con Cassa Depositi e Prestiti che vogliono proprio essere... Quindi c'è un acceleratore a Roma partito da poco, alla stazione Termini? Esatto, sono tutte realtà che mostrano proprio un'apertura della nostra azienda rispetto a un sistema. Cioè la transizione non può essere raggiunta da un solo attore, deve essere qualcosa che vede il coinvolgimento di tutti. Noi sentiamo la responsabilità di andare in quella direzione, abbiamo messo in campo impegni concreti, chiaramente in un ecosistema che deve supportare questa transizione, perché altrimenti... Parlando di scenari intermedi e parlando di startup, forse va citato l'investimento che avete fatto in una startup dell'MIT.
Assolutamente, ambito fusione magnetica, una frontiera, sicuramente una tecnologia di frontiera che potrebbe andare a cambiare completamente il modo di generare energia elettrica. Un investimento assolutamente promettente, è stato raggiunto poco fa un importante milestone per il contenimento del calore necessario per generare l'energia. Però ancora non è sull'agenda di nessuno quel tipo di fonte energetica, perché siamo ancora in una fase di sviluppo. Siamo in una fase di sviluppo e, come diceva anche prima la climatologa, c'è un'incertezza dietro alla ricerca, per cui anche come ENI nei nostri piani industriali ci siamo posti di raggiungere gli obiettivi con le tecnologie esistenti. È chiaro che puntiamo molto anche sulla ricerca e su soluzioni come la fusione magnetica, che potrebbero essere un breakthrough e quindi andare anche ad accelerare e modificare i percorsi. Senti, a proposito di aeroporti, qualche giorno fa a Roma, a Piazza San Silvestro, c'era un meraviglioso drone a due posti, senza pilota, sì, che secondo voi dovrebbe portarci da Fiumicino a Roma, senza pilota, con l'energia rinnovabile, sì, corretto? Sì, e in tempi brevi. Fantascienza, praticamente. No, non è ci sono salito, era... Tanto una strana console perché non c'era niente, non c'era, esatto, pilota. Questo è un esempio, io concordo molto con quello che viene detto, insomma bisogna agire su più fronti, no? Peraltro ci tengo anche a dire che, diciamo, ad esempio la partnership fra aziende è importante. Noi a Fiumicino abbiamo una partnership con ENI per assicurare che i sustainable aviation fuel, ancora pochi, arrivino sempre di più agli automobili. Venendo a questo nuovo tipo di mobilità, cioè la mobilità dovrà sempre più essere, e richiederà un cambiamento anche da parte nostra, un ecosistema di mezzi intermodali, connessi, quindi ad esempio Volocopter, VoloCity, per meglio dire, Volocopter è l'azienda che lo produce, sì. VoloCity è il veicolo che avete visto qui a qualche centinaio di metri. Quindi quello farà Fiumicino-Roma in un quarto d'ora. Farà Fiumicino-Roma in un quarto d'ora, è un veicolo che differentemente da un elicottero è molto silenzioso, ad esempio, quindi non dà fastidio. Credo che ci abbia otto rotori, quindi è un po' più stabile di un elicottero. È molto stabile, quindi è sicuro, perché questa è una caratteristica evidentemente molto importante, ti porta dall'aeroporto a vari punti, diciamo, del centro città. E questa cosa tra un paio d'anni, noi entro il 2024, ovviamente, diciamo, in collaborazione e in partnership con i regolatori, con ENAV, con ENAC, pensiamo di poter avere Volocopter a Roma, sperabilmente come prima città in Europa, entro il 2024, sì. Bellissimo. Allora, volevo finire con voi su una considerazione più generale. Questa mattina abbiamo ascoltato anche tante ragazze e nel mondo dei movimenti per il clima le donne sono in prima fila. Oggi voi rappresentate due multinazionali, non siete gli amministratori delegati, ma vi occupate della parte importante dei progetti e siete due donne. Alle vostre omologhe che stanno dall'altra parte e che si battono per la giustizia climatica, che cosa vi sentite di dire e di promettere dalla parte vostra? Io, come donna, ma come professionista, mi sento di invitare tutti a mettercela tutta in quello che si fa, quindi a credere nei valori che ci guidano, essere ambiziosi e mettere in campo tutte le proprie forze, le proprie capacità e anche probabilmente alcune caratteristiche più femminili, una certa attenzione e sensibilità rispetto a certi temi che ci possono aiutare veramente a fare la differenza. Vi interessa un dialogo con loro? Assolutamente. Va bene, ovviamente su Green and Blue lo potete fare quando volete. E te invece? Io mi sento di dire due cose. Uno, continuate a far sentire la vostra voce, perché questo è perché vi aiuta. Importante, sì, assolutamente sì. L'altra cosa che io dico... E questo ti posso dire che lo faranno comunque. Sì, per come sì. Lo ascoltate stamattina... È benissimo, sì. Benissimo. Anche perché penso che da un mondo più plurale, quindi per me non è un tema di genere uomo-donna, da un mondo più plurale, ok, quindi giovani... meno giovani, donne, uomini, eccetera, da lì può venire un impatto sull'innovazione più veloce. Cioè abbiamo bisogno di persone che si confrontano e che pensano secondo schemi diversi per accelerare un'innovazione che ci serve moltissimo. State cambiando anche modo di lavorare e guardare tutti gli occupi di progetti. Esattamente, sotto il cappello progetti cosa c'è?
Allora, Eni Progetti va a chiudere tutte le attività di ingegneria di Eni. Praticamente, cioè, per realizzare qualsiasi progetto industriale, alla base ci deve essere l'ingegnerizzazione di questo progetto. Quindi, come Eni Progetti, noi sempre di più lavoriamo su, in un'ottica di efficienza energetica fin dall'inizio, cioè il fatto di essere integrati, quindi di poter orientare i progetti ci consente di guardare agli aspetti di sostenibilità fin dall'inizio e chiaramente anche ad andare a ingegnerizzare l'innovazione. Quindi un tema come quello anche che citavi prima della fusione magnetica è qualcosa che noi anche come Eni Progetti stiamo vedendo nell'ambito degli accordi che abbiamo con i nostri partner italiani del TTT, Eni e CNR. Senti, finiamo su COP26. Stamattina John Kerry ha ripetuto: non siamo mai stati così vicini a risolvere questo problema. E qualcuno invece ha detto: è stata la flop 26, abbiamo mancato obiettivo. Voi come l'avete vissuta COP26? Io credo che, vista la complessità politica che c'è dietro a un appuntamento come quello della COP26, che mette insieme 200 paesi con obiettivi a volte anche divergenti e contrastanti, e con veramente, cioè, degli obiettivi di sviluppo, una fase di sviluppo molto diversa, alcuni punti che ha toccato la COP26 nel suo accordo, come la riduzione, diciamo, del carbone, quindi la volontà di agire su una riduzione del carbone che oggi pesa ancora molto nell'energy mix elettrico, piuttosto che l'abbattimento delle emissioni di metano o l'attenzione alla conservazione delle foreste e quindi della salvaguardia dell'ambiente, credo che siano assolutamente dei risultati apprezzabili. Tu che dici? Sono d'accordo, cioè diciamo che secondo me questa COP26 ha fatto una cosa importante, che è non smentire l'accordo di Parigi, anzi portare il livello di ambizione da sotto 2 gradi a 1,5 gradi, che appunto i climatologi, gli scienziati ci hanno insegnato, a noi manager d'azienda, che fa una grande differenza, quindi questa è un'ottima cosa. L'altra cosa interessante che io ho visto da questa COP26 è una cosa di cui si comincia a parlare e non è così chiara, che è quella della biodiversità e degli ecosistemi, cioè questo è molto importante. Perché in assenza di questi, diciamo, non è più questione di adattarsi a una temperatura più calda, ma è questione di non avere sufficienti risorse per il pianeta. E questo evento si chiama Cerchiamo Sognatori. In 50 secondi, qual è il sogno dell'amministratore di Eni Progetti? Il mio sogno è quello di concretizzare il sogno di tutti noi, quello di vivere e di poter garantire ai nostri figli un mondo il più sostenibile possibile. E il tuo, Katia? Il mio sogno è più a breve termine, diciamo, in azienda da me i miei colleghi lo sanno, ed è quando il mio lavoro non servirà più, perché sarò stata capace di integrare le valutazioni di sostenibilità in tutti i processi aziendali. Questo è il tema. Allora, qualche altro anno mi sa che qualche stai altro là anno, però ancora ci sta un po'. Bene, grazie, questa è la voce di Eni e di Atlantia. Grazie per essere stati con noi. Grazie.